Allora, eccoci qui per la nostra nuova puntata di WhatsApp qui su Hotcorn. Questa volta sono molto felice di avere due ospiti speciali come Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis in collegamento. Ciao ragazzi, come va? Partiamo da Fabrizio. Fabrizio, come nasce questo nuovo progetto a cui state lavorando che si chiama Ghiaccio? Ciao, ciao a tutti. Allora, questo progetto nasce già qualche anno fa, quando nella testa girava l'idea di raccontare una storia che potesse avere questo splendido sport, quel pugilato sul suo sfondo. E per una cosa o per un'altra, insomma, io e Alessio poi non abbiamo avuto modo di incontrarci perché io ero preso, insomma, dal mio lavoro principale, che è la musica, e quindi mi sono trovato immerso in diversi tour e in diversi progetti. Alessio era sul set che girava, finché poi purtroppo è scoppiata, diciamo, questa pandemia. Si è chiuso tutto e tra marzo ed aprile noi ci siamo trovati, insomma, a poter usufruire di una parentesi di tempo abbastanza larga, per cui ci siamo sentiti al telefono e abbiamo trasformato in sceneggiatura il soggetto che già avevamo iniziato a scrivere qualche mese prima. Alessio, com'è questa collaborazione con Fabrizio? Come vi state dividendo i compiti sul set? Sì, allora diciamo che il nostro finora è già stato così durante la scrittura, è un lavoro di estrema condivisione che stiamo facendo, quindi non c'è mai stata l'esigenza di dividersi le cose in un certo modo. Abbiamo sempre lavorato in coppia fin dalla scrittura e ora non stiamo ancora girando, inizieremo le riprese a gennaio, ma insieme abbiamo collaborato già alla realizzazione di un paio di videoclip, per cui abbiamo già sperimentato il set insieme e devo dire che è tutto molto naturale. Ci sono dei momenti in cui Fabrizio pensa a qualcosa e la mette in pratica, la condivide con me e poi cerchiamo di farla e viceversa. Per cui non c'è stata finora un'esatta divisione dei compiti, siamo molto istintivi e quindi ci stiamo muovendo sempre insieme, sempre insieme. Fabrizio, tornando a te, dalla musica al cinema, hai detto che questa è una cosa che ti girava in testa da anni, ma c'è anche preoccupazione perché i due ambiti sono diversi, insomma, più la felicità di esserci o la preoccupazione comunque di una nuova sfida. Sicuramente più la felicità di esserci, perché il cinema è stato il mio primo amore. Io ho iniziato a studiare cinematografia e televisione all'Istituto Rossellini di Roma. C'è ovviamente preoccupazione perché in ogni grande prova c'è preoccupazione, guai se non ci fosse, perché questo ti permette di stare allerta e di fare bene fino ad oggi, insomma, nella maggior parte dei casi in cui sono stato in ansia per qualche prova. E spero che anche questa prova possa andare, insomma, per il meglio e che si riesca a fare un grande film, a raccontare una bella storia e a far emozionare le persone, soprattutto, no? Questa è la cosa che ci preme di più, che dopo aver visto questo film la gente, insomma, abbia la possibilità di commuoversi, di gioire, di emozionarsi. Questa è, diciamo, la prova più grande, ecco, che io perlomeno, ma credo anche Alessio, mi sono prefissato davanti. L'ultima domanda invece è per entrambi. Chi sono i vostri riferimenti all'interno del cinema italiano? Qualcosa che vi è piaciuto negli ultimi anni? Allora, io separerei un po' la domanda che hai fatto, la dividerei un po' in due perché i riferimenti all'interno del cinema italiano sono diversi e magari non coincidono invece con, per quanto riguarda me, con qualcosa che mi è piaciuto negli ultimi anni.
I riferimenti nel cinema italiano, per quanto riguarda il mio gusto personale, sono riferimenti E che si rifanno un po' a un'epoca che non c'è più. Io sono un amante della commedia all'italiana dei tempi che furono, di quell'amaro che eravamo in grado di raccontare al meglio e di far respirare nelle nostre storie. Per cui, se ti devo parlare di un film che racconta esattamente queste sensazioni rispetto alla mia sensibilità, probabilmente è Il sorpasso di Dino Risi. C'è questa roba qui che mi emoziona molto ancora oggi. Se invece ti devo dare una risposta rispetto a un qualcosa del cinema italiano, qualche film che negli ultimi anni in qualche modo possa avermi, non dico influenzato, ma avermi dato una speranza, diciamo, rispetto al fatto che possiamo usare, possiamo sperimentare, possiamo fare delle cose che non si pensava fossimo in grado di fare. Mi viene in mente, lo chiamavano Gigrobot, mi viene in mente questo film perché, prescindere dal fatto che conosco Gabriele, sono stato il suo aiuto regista nell'ultimo film che ha fatto in Freaks Out, ma rispetto all'idea e rispetto all'usare e al tentare di fare qualcosa di diverso, credo che Gigrobot abbia aperto in qualche modo degli scenari interessanti nel nostro cinema, abbia dato quantomeno la possibilità di pensare e di credere che si possa fare qualcosa di diverso, tant'è che credo che Gigrobo sia stato uno spartiacque importante nella nostra cinematografia moderna, perché da lì in poi i produttori hanno iniziato a sensibilizzarsi rispetto al cinema di genere e rispetto anche alla possibilità di poter provare a fare qualcosa di diverso. Noi italiani in genere siamo molto diffidenti e abbiamo un po' paura delle sfide, no? Però se si ha coraggio, poi alla fine i risultati arrivano e credo che Lo chiamavano Gigrobot è un film molto coraggioso che mi ha influenzato, sì, assolutamente, cioè mi ha dato la possibilità di credere che un altro cinema è ancora possibile, quindi sicuramente ti cito questo film qui. Grazie. Allora, io amo molto le storie dove c'è un'impronta criminale dietro. E mi è piaciuto molto come ha saputo raccontare queste storie, per esempio, Stefano Sollima. E, mi piace molto Matteo Garrone perché il suo punto di vista è un punto di vista sempre molto interessante. E come dice Alessio, credo anch'io che Gabriele Mainetti abbia dato un contributo molto importante al cinema italiano negli ultimi anni. Allora, ringraziamo Fabrizio Moro e Alessio De Leonardi, se non ci resta che aspettare il vostro ghiaccio. Ciao e grazie per essere stati con noi.